si affida al suo destro, solite strattonate in aria tra Coppola e lo stesso pallone, e dall'altra parte arriva Kemi, mi pare Kemi, e fa gol. Arriva Kemi, forse il migliore in campo, tutta la panchina dello Scalea va in campo al secondo minuto di questo primo tempo regolamentare. Cantano, come sentite, cantano i tifosi dello Scalea, ammutoliti dall'altra parte i tifosi di Bagnara Calabra, perché veramente stavano giocando bene, poi questo gol nei primi minuti. Direi che forse non dovrebbero stare muti, dovrebbero invece incitare i propri bambini in questo momento di difficoltà e cercare di farglielo superare in questo momento, perché se no poi aprire. Attenzione a Piccirillo che se ne va, e in mezzo è solo Favieri, attenzione, chiude la 0. Qua c'è stata un'involata, una distrazione sull'out di sinistra da parte del terzino, mi pare che poteva buttare il pallone fuori, invece Piccirillo con tutta la sua esperienza è entrato all'altra parte, ha fatto fuori, è entrato in aria, ha visto Favieri solo e l'ha messa dentro. Sì, adesso veramente molto molto per la Bagnarese, adesso forse era stanca, era spinto troppo, qui come diceva Vincenzo poteva spazzare il pallone in fallo laterale, si è fatto saltare e davanti a Foti ha messo il pallone proprio in rete. 2-0 Scalea, e adesso cantano a squarciagola, forse hanno messo il risultato al sicuro, perché adesso ci vuole veramente un'impresa per ribaltare il risultato. Mancano 20 secondi alla fine di questo primo tempo supplementare e lo Scalea è in vantaggio per 2-0. Rilancio lungo, ancora ci prova in avanti, ancora verso, vediamo di chi si tratta, Tuffolo che prova la conclusione e qui fa un gol, qui fa strepitoso sotto l'incrocio dei pali, e qui forse si chiudono le speranze per la Bagnarese, ormai lo dicevamo prima, era sulle gambe, un gol strepitoso da fuori aria da circa 25 metri, andata a scaricare col destro sotto l'incrocio dei pali.
a disposizione qui con le scalette di ritorno tutta la squadra. Facciamo un po' di spazio. Presidente, l'epilogo più bello per questa stagione, sì. È una festa, una piazza tutta biancostellata. Sì, è un delirio, siamo felicissimi, sono felicissimo di aver riportato questa squadra in eccellenza, la giusta categoria per una piazza del genere. È veramente un giorno di festa. Quello che posso dire è che dedico questa vittoria a tutti gli scaleotti, a uno in particolare, mio figlio, che è nato 3 mesi fa, quindi forza Scalea, forza Alessandro. Francesco, sei stato nell'ombra per tutto l'anno, adesso è il momento anche per te di dire qualcosa a questo gruppo fantastico che è arrivato al traguardo più importante nel modo più sofferto. Sì, indubbiamente, ci avevamo prefissato all'inizio dell'anno un campionato diverso, all'inizio abbiamo avuto tra squalifiche, un po' di sfortuna, un cammino non molto facile. Nel girone di ritorno, i 45 punti che c'erano da fare. Ci siamo lasciati che festeggiavamo a San Lucido la promozione in eccellenza dopo qualche anno a Scalea, una promozione altrettanto bella, altrettanto importante, altrettanto sofferta. Sofferta. Ricominciamo, mister, ti hanno rapito prima. Ci proviamo. Una grande vittoria, sofferttissima, ma per questo molto più bella. Sicuramente non è mai bello accedere alla categoria superiore con uno spareggio. Non lo meritava la Bagnarese, non lo meritava lo Scalea per quello fatto durante il campionato. Però alla luce del risultato del 3-0 che ci sta nei 120 minuti, siamo contenti di aver portato l'eccellenza nuovamente a Scalea. Senti, adesso bisogna festeggiare, divertirsi, lasciarsi anche andare, però bisogna programmare perché questa piazza in eccellenza non vuole fare la semplice comparsa ma vuole dire la sua. Non so se è il giorno giusto per parlare di programmazione, poi spetterà la società, la cittadinanza, ci saranno essere sicuramente delle riunioni. Noi abbiamo cercato di fare quello che sul campo ci veniva meglio nell'ultimo periodo, quello di vincere e di riportare un po' di entusiasmo dei tifosi, di riportarli al campo. Adesso vedremo, ci saranno quei 2 o 3 giorni giusto per capire veramente che siamo andati in eccellenza
e poi la società sicuramente programmerà e ci incontreremo, vedremo se c'è una continuità o un qualcosa. Promessa mantenuta però, perché tu avevi detto all'inizio dell'anno questa squadra può salire, addirittura vincere il campionato, si è passato dalle forche cavodine degli spareggi, però il risultato è raggiunto. Due possibilità ci stavano, o si vinceva direttamente, ma lì abbiamo perso troppo tempo all'inizio, oppure si poteva andare a accedere alla categoria superiore tramite spareggi. Abbiamo sfruttato questa seconda porta, ma l'importante è essere arrivati al fine, cioè quello di riportare lo Scalea in eccellenza. Gigi Carnevale, non il mister, ma l'uomo, vuole restare a Scalea. Gigi Carnevale nelle piazze dove si trova bene, dove c'è la possibilità di poter lavorare sereno, si trova bene e quindi vorrebbe rimanere, però è un discorso fin troppo prematuro. Senti, forse è il caso anche di ricordare i tuoi collaboratori, mister Borrelli, preparatore atletico, uno staff che ti ha dato una grossa mano e forse oggi anche lo stato fisico l'ha detta alla lunga in più rispetto alla Bagnarese. Io l'ho detto subito dopo, quasi in diretta, ho detto il merito, molte volte noi allenatori ci mettiamo il viso, la faccia eccetera, però il merito è dello staff. Gente come Borrelli, gente come Angelo Forestieri, che anche durante mie assenze per motivi di lavoro hanno fatto un lavoro certosino, sempre presenti al campo. Il merito va a loro, noi ci mettiamo la faccia come primo attore, come allenatore della prima squadra, ma il merito è condiviso con tutti. Ti lasciamo la festa allora, grazie. Grazie, grazie. Il magazziniere Pistolino Maurizio. Attenzione, colui che ha diretto alla grande questi grandi campioni, attenzione. Yeah.
noi. Dove si trova? Dove si trova? Dove si trova? Dove si trova? Ragazzi, aspetta, non aprite, non aprite niente ancora. Ragazzi, non aprite niente ancora. Ragazzi,